Buonasera, buonasera. Grazie a tutti di essere intervenuti. È una serata che non ha un nome, ma l'ho coniato io, la grande bellezza, perché ci sono tutte le componenti della grande bellezza. C'è la musica, madrina e regina di tutte le arti. C'è il canto, il melodioso canto che ascolterete, ma anche l'incanto di un qualcosa che alle mie spalle fa davvero emozionare. È un, come chiamarlo, un diamante incastonato in un parco delle meraviglie. E allora faccio un po' di poesia perché me lo impone quello che c'è alle mie spalle. Però bisogna anche scendere nel concreto e iniziare la presentazione di quello che io penso sarà qualcosa di bello davvero, davvero avendo curato, oltre che la presentazione, la direzione artistica di questo evento. E allora, contravvenendo un po' a quello che sono le regole dello spettacolo, inizierei dalla fine, non vi scandalizzate. Per cui passo immediatamente ai saluti e ai ringraziamenti per tutti quelli che hanno in primis contribuito a che questa serata avesse compimento. E allora, considerato che questo evento è organizzato dal Club Service Chivanis, Club Service Chivanis, rappresentato degnissimamente dalla figura del suo presidente, il dottor Lorenzo Russo, vulcanico, appassionato, competente, ma soprattutto grande cuore e nobili sentimenti. Quindi un applauso lo farei subito, perché davvero ha meritato questa stupenda serata, ed essendoci stato anche vicino ho capitato che c'erano spesso anche delle diatribe, perché io vivo nel mondo dello spettacolo, lui non tanto, per cui certe logiche vanno capite. E allora ringrazio anche naturalmente chi ci ha autorizzato a tutto questo, il direttore dell'ente parco, il dottor Enrico Caruso, e la sua preziosissima collaboratrice, la dottoressa Patrizia Palmigiano. Un applauso anche a loro, che si sono battuti per questa cosa. Ringrazierei anche il nostro caro regista, il giornalista freelance Elio Ferraro, sempre geniale, sempre controcorrente, che capisce le dinamiche dello spettacolo come pochi, non solo in Sicilia, anche oltre. Grazie Elio, grazie. Ringrazio anche lo sponsor principale, che è l'azienda agricola Biofood, tenuta Modione, e l'ottica Catalanotto. Un applauso anche a loro. E un ultimo applauso lo tributerei proprio a voi, ma viene per ultimo non per ordine di importanza, perché sapete, gli ultimi poi saranno i primi, siete quelli che in verità stanno contribuendo a rendere magica questa serata, quindi un applauso a voi stessi, grazie. E adesso vi presento la madrina dell'evento, è una siciliana di origine, artisticamente molto cresciuta, è una cantante come si definisce lei, ma anche una cantautrice, un'arrangiatrice dei suoi brani, e diciamo che è apparsa negli schermi televisivi su Rai 2 alla trasmissione Mezzogiorno in Famiglia, poi ha partecipato ad Amici da Maria De Filippi, poi ha fatto Furore nel 2017 con grande successo, ma non è finita lì, non è solo una cantante, è anche un'attrice affermata, ha recitato nei film di successo, che so io, Il bello delle donne, poi che so io, ha fatto Il medico in famiglia, e tanti altri che magari dimentico, però di prima e di primaria importanza. Ma non ho finito, è anche una modella e fotomodella affermata, lavora con le grandi agenzie internazionali milanesi, Elisa Modica. Un applauso. Buonasera, buonasera a tutti, grazie Gianni.
pubblico che abbiamo, che bellissima atmosfera. Che pubblico e che scenario, che Tutto gioia, magico. tutto magico. Stasera pure noi siamo magici. È partita. Allora, io non ti faccio nessuna domanda, ti ho già presentato, non so, ho dimenticato qualcosa, perché ci sarà molto di più di quello che io rispetto. Va benissimo così. Allora, è andata bene. E allora, solo una domandina così di sfuggita. Le tue emozioni, ma non tanto per quello che stiamo facendo, proprio per tutto questo, quest'orchestra magnificamente diretta dal maestro Vincenzo Di Mauro, 52 elementi mi pare di orchestra, se non vado errato. Il diamante. Allora, io direi che il tutto si commenta da solo. Abbiamo la musica, abbiamo l'arte, certo. Abbiamo la passione che mettiamo nel fare questo mestiere, quindi io penso che più magico e fantastico di così non si possa desiderare. Quindi siamo al top. Siamo, no? Al top. Benissimo, benissimo. Allora, le riprese di questa serata verranno montate e probabilmente faranno il giro degli Stati Uniti d'America, quindi un saluto a tutti gli italiani d'America, soprattutto quelli che si potranno comprendere in questo nostro italiano. Io direi di iniziare. Iniziamo. Perché la serata è molto succosa, c'è molto, molto da ascoltare, molto da vedere, per cui io ti inviterei a presentare il primo grande ospite. Ok, iniziamo con Daniele Petralia, pianista di talento e di chiara fama internazionale. Nasce a Catania, ma la sua attività concertistica si svolge oramai in tutto il mondo, in particolare Russia, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Marocco. Diverse registrazioni per radio e televisione, consegue numerosi primi premi a concorsi nazionali. E allora, il maestro Petralia questa sera eseguirà un concerto per pianoforte e orchestra, numero 5, opera 73, il secondo e il terzo movimento, di Ludwig van Beethoven, il maestro Daniele Petralia. Thank you.
Thank you.
E allora spero che avete gradito questa magnifica orchestra filarmonica dell'Etna, guidata magistralmente dal direttore maestro Vincenzo Di Mauro. E adesso passiamo ai secondi ospiti che presenterà la nostra Elisa. Sì, allora adesso passiamo al trio Maurizio Indelicato. Lui è un cantante lirico pop sulla stregua di Andrea Bocelli, vincitore del Cantagiro nazionale nel 2013, con altre partecipazioni di successo nelle reti televisive nazionali. Al suo attivo anche una tournée di successo in America e si presenta insieme al chitarrista Vito Giammarinaro e alla ballerina Akiram Mishashi. E allora eseguiranno tre brani in sequenza di grande impatto emotivo. Il primo è Storia de un amor, tango lento della grande tradizione latinoamericana, con chiari accenti di fado portoghese. Il secondo, Belle, tratto dal musical, o meglio dall'opera popolare Notre Dame de Paris di Luc Plamondon, musicata da Riccardo Cocciante e tratta dall'omonimo romanzo di Victor Hugo. Terzo brano è una rivisitazione del tutto personale del classico dei classici della canzone napoletana. O sole mio, a voi il trio Maurizio Indelicato. C'è un medico fra il pubblico, perché c'è un... A posto? Ok, va bene. Amor in la
passione. Es la historia de un amor como no y otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Es la historia de un amor como no y otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que lo dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan sabor que me brindaba el amor y la pasión. Grazie. Lombarica. Ok. Bella, la parola bella è nata insieme a lei, col suo corpo e con i piedi nudi. Lei è un volo che afferrerei e stringerei, ma sale sull'inferno a stringere me. Ho visto sotto la sua gonna d'agitala, con quale cuore prego ancora Notre Dame. C'è qualcuno che le scaglierà la prima pietra, si è cancellato dalla faccia della terra. Volesse il diavolo, la vita passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Bella è il demonio che si è incarnato in lei, per strapparmi gli occhi via da Dio. Lei che ha messo la passione, il desiderio in me, la carne sa che paradiso è lei. C'è in me il dolore di un amore che fa male, e non mi importa se divento un criminale. Lei passa come la bellezza più profana, ne porta il peso di un'atroce croce umana. Oh Notre Dame,
per una volta io vorrei per la sua porta come in chiesa entrare in lei. Bella, lei mi porta via con gli occhi e la magia, e non so se sia vergine o non lo sia. C'è sotto Venere la donna sua, lo sa, mi fa scoprire il monte e non l'aldilà. Amore, adesso non vietarmi di tradire, di fare il passo a pochi passi dall'altare. Chi è l'uomo vivo che potrebbe rinunciare sotto il castigo poi di tramutarsi in sale? A fior d'aliso vedi, non c'è fede in me, vedrò sul corpo di Esmeralda se ce n'è. Volesse il diavolo la vita, passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Di Yeah.
Sì. Buonissimo, grazie. Caro Maurizio, ho paura che il grande Andrea Bocelli comincia... No, vabbè. Una meraviglia, no, fantastico. Vabbè. Davvero, grazie. Non è per la nostra amicizia, ma per la qualità del canto che è davvero di notevole fattura. Vabbè. Quindi continua così. Grazie per la vostra ospitalità, è bellissimo il posto, voi avete detto tutto, è meraviglioso. Poi io ho sempre grande rispetto per... meraviglioso. Questa meravigliosa. Sì, vabbè, assolutamente sì. Mi scusate le spalle. So una chicca, però non è ufficiale questa cosa qua. Posso dire. Vabbè, diciamo che a febbraio ci può essere qualcosa di interessante. Ci può essere qualcosa di grandioso, interessante. Vabbè. Con una grande collaborazione. Sì, forse sì. Di chi già è stato lì, in quei posti lì, nella Liguria, nella Riviera Ligure. Sì, bene, però non diciamo nulla mi pare che non sia ancora ufficiale. No, ancora no. Quindi vabbè. Lasciamo. Ma ce la farà. Sì, vabbè, hanno capito, non è che ci vuole tanto. Ma non abbiamo detto proprio tanto. Vabbè, diciamo che anche il luogo è siamo a posto. Io vabbè. Se tu non autorizzi non dico nulla, naturalmente, però lo vedremo lì. Va bene, speriamo. Ancora un applauso a Maurizio. Va bene, grazie. Magnifico trio di cui non sono scesi. Va bene, lascio la scena. Grazie, una buona serata. Maurizio, a presto. Auguroni per la tua carriera. Grazie. Bene, adesso allora andiamo avanti, entriamo nel clou della serata. Certo. Vi vado a presentare il maestro Steven Vajdica. Lui nasce a New York nel 1964, dichiara origine siciliana, Monreale è la sua città di provenienza. A 8 anni esibisce una prodigiosa abilità al pianoforte. La famiglia lo fa studiare a Palermo con il maestro trombone, si diploma con lode e continua gli studi a Venezia sotto la guida del maestro Pertile, dove consegue un perfezionamento notevole. A 18 anni torna in America, dove inizia l'attività concertistica e suonerà per un pubblico mondiale, vincendo anche tanti premi musicali. Intensa l'attività di registrazione per la distribuzione internazionale. Il maestro Vajdica di recente ha ricevuto una nomination, una candidatura, se così si può dire, ai Grammy, che sono gli Oscar mondiali della musica. Quindi la candidatura è ufficiale, assolutamente. Vincere poi l'Oscar sarà un'altra storia. Esegue un concerto del grandissimo, direi, musicista di origine russa, era un ebreo di origine russa, Lituania, ecco, da quelle parti lì, ma nasce in America anche lui. George Gershwin, che è l'autore di questo concerto che sentiremo da parte del maestro Vajdica, ha avuto un grande genio di fondere la musica classica con la musica popolare del tempo, e parliamo degli anni 20-30 in America, con il jazz. Quindi ne ha fatto un unicum, una bella insalata, da cui è uscito qualcosa di straordinario. Lo ritengo fra i più grandi di tutti i tempi, George Gershwin. E il concerto che esegue il nostro caro Steven Vajdica è un concerto che non è mai stato più suonato dal 1961 in avanti. Pensate un po'. Lui l'ha tirato fuori dal cilindro dopo 57 anni di silenzi e ne ha fatto un capolavoro. Parliamo di una composizione del 1925, concerto in fa maggiore per pianoforte e orchestra, in 3 movimenti. Il primo un allegro, secondo adagio andante con moto e il terzo movimento un allegro agitato, tranquillo. E allora, diciamo che lui ha fatto una interessante opera di restyling dell'opera e l'ha personalizzata anche, e facendo anche un'interessante opera filologica. A voi, Steven Vajdica.
Thank you.
Thank you.
E allora, il bis ci sarà, ma non come pensate voi. È una sorpresa dell'ultimo momento, se me lo conferma il maestro, non lo diciamo subito. Io in questo momento, allora, vi potete sedere, avete modo di ribissare tutto. Al momento io desidererei sul palco il nostro caro presidente, dottore Lorenzo Russo, il regista della manifestazione, e ove c'è la presenza del direttore dell'ente parco, eventualmente c'è la presenza, no, allora chiamerei la dottoressa Palmigiano, che ne fa bene le feci, quindi mi scusi, le feci. Ogni tanto ci sta qualcosina di scherzo, via. Salga. Daniele Petralia. Sì. E sì, allora il maestro Petralia è pregato di salire sul palco, che ha fatto anche lui un'esecuzione incredibile. E siamo quasi tutti qua. Non è finita, perché dopo queste presenze avremo una sorpresa che non è pianistica, è solo orchestrale. E allora, eccoli qua. Regista, si accocoffoli, venga, venga, si accomodi. Prego. Non faccia il timido, non faccia il timido. E allora, diamo la parola al nostro caro presidente. Daniele, aspettiamo che... Ah, aspettiamo Daniele, che arrivi Daniele. Daniele. No, gli altri sono già... Arriva, arriva. Sono a un altro impegno già, gli altri tre musicisti. Eccolo qua. Un applauso meritatissimo a Daniele Petralia, magistralmente ha eseguito qualcosa di unico e di cui andiamo orgogliosi, maestro, di cui andiamo. Allora, la parola al presidente del Kiwanis Club. Ma io volevo semplicemente, a parte i ringraziamenti che sono stati fatti prima, quindi sì, ma non fa basta, male, non fa male. Basta, ma volevo riprendere il concetto di Kieschmin poco fa, perché viviamo in un momento particolare, e la sorpresa di dopo è legata anche a quello. A quello, sì, sì, non lo diciamo. Non lo diciamo. Non lo diciamo. E io credo che l'America, quindi l'epoca di Kieschmin, praticamente abbia affrontato un problema grande, che era quello dell'immigrazione, che è quello che gli europei stanno affrontando adesso. Sì. Qualcuno fa finta di non capire che il mondo, specialmente con i social, è diventato un grande villaggio globale, sì, dove non ci sono più frontiere, non ci sono più dogane, e che ogni mattina ognuno di noi si alza, si mette su internet e apre una finestra sul mondo. E questo ci dovrebbe fare riflettere molto, come negli ultimi 20 anni la vita, la nostra espressione di intendere le cose è completamente cambiata. E il concerto di stasera, essendo un concerto di beneficenza, noi del Kiwanis naturalmente abbiamo sempre portato avanti il concetto di aiuto dei bambini, sì, sì, e quindi è la nostra mission. Il concerto di stasera ha avuto questo senso per me, almeno abbiamo dato questo senso, quello dell'abbattimento anche idealmente delle frontiere e delle dogane. E questo è un momento particolare della nostra vita, del nostro modo di intendere le cose. E credo che stasera la musica, no? Abbiamo visto che ci sono anche del pubblico, c'erano molte persone che venivano da paesi diversi, eccetera, eccetera. Come la musica, lo sport, la gastronomia. Io sono uno dei cultori di quest'arte, insieme al maestro Graziano, perché anche lui ha questa passione, e superano qualsiasi confine, no? E volano nell'aria, per cui diventano tutte sinfonie. Ecco, il nostro villaggio globale stasera credo che si sia realizzato, e credo che ci siano state delle grandi emozioni. Grazie. Grazie al nostro presidente, ha detto delle belle cose. Allora passerei il microfono al nostro caro regista, ripeto, sempre geniale, controcorrente, uno che di notte mi chiama: Ignazio, ho pensato quello stacchetto. Cioè, è il mio fidanzato ufficiale. Ecco, siamo fidanzati ufficialmente, artisticamente si intende, ci mancherebbe, le nostre mogli. No, allora io vorrei soltanto dire una cosa. Ho scritto proprio di getto 2 minuti fa 2 paroline, perché era quello che
sentivo in quel momento di fissare. E ve lo leggo, perché sono più emozionato, credetemi. Sono stato felice quando Lorenzo e Ignazio mi hanno parlato di questo progetto. Spero di avervi trasmesso, per tutti voi, almeno un soffio di quella magia sognante in cui mi sono subito sentito trasportato dalla straordinaria musica dei nostri magistrali interpreti. Grazie a tutti voi, di cuore veramente, grazie. Bravo, bravo. Dottoressa Palmigiano, che dire, la parola a lei. Grazie a tutti, a nome del direttore del parco. Grazie ai musicisti, ai maestri, e spero che tornerete presto. Questo è un augurio vivo per tutti noi, ma i nostri orchestrali non hanno finito, perché adesso c'è una sorpresa a cui faceva riferimento il dottore Russo. Adesso eseguiranno un qualcosa che è addirittura l'inno europeo. La nona sinfonia di Beethoven, che sapete tutti, è l'unica sinfonia dove c'è anche l'uso del coro. In questo caso il coro è desaparecido, è un virtuale. È un ruffiano. Ma avremo... Ma un applauso a questo splendore. Ma c'è... Grazie. Ma era sottinteso, Elisa, era sottinteso. Quindi stavamo dicendo la nona sinfonia solo per orchestra, che il coro in questa occasione non l'abbiamo, ma fa niente, è sempre un inno europeo, è sempre un qualcosa che ci appartiene, e con questo brano chiudiamo questa grande bellezza, perché ho iniziato in questa maniera, ma lo confermo, è addirittura ancora di più di quello che avrei pensato, grazie a queste performance magistrali, come ha detto Elio, di tutti i componenti di questa orchestra filarmonica dell'Etna, di questo grande maestro Stefan Vaglica, che non è da meno, il nostro maestro Daniele Petralia. Che dire, speriamo di averne tante di queste occasioni, sono occasioni di crescita per tutti noi. Vincenzo Di Mauro l'abbiamo già diverso, ma lo confermo, un altro grandissimo direttore d'orchestra, e dico io, in mezzo a questi grandi, magari noi pensiamo qualcosina anche di noi, di buono, no? Elio, ci siamo lasciati un po' coinvolgere da questa bellezza, da questa grandezza. Quindi appuntamento al prossimo anno, speriamo di migliorare le performance di tutti noi, non è facile, ve lo confermo, però chi lo sa, non c'è mai un limite a quello che è l'immaginazione, quello che potrebbe essere diciamo un sistema di miglioramento di ogni cosa, perché non c'è mai la perfezione. Ma sperare di migliorare è quello che tutti noi ci auguriamo sempre. Quindi l'inno alla gioia di questa magnifica orchestra, al prossimo anno. Grazie ancora! Grazie.